E iniziamo questa nostra giornata, siamo nello spazio di Camera di Commercio, oggi è venuto a salutarci, a inaugurare con noi la giornata del Salone, Paolo Ambrosini, presidente dell'Associazione Librai Italiani Confcommercio. Paolo, buona giornata e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori e un caro saluto dal Salone, il più grande evento culturale italiano. È il tuo primo giorno di questa edizione del Salone oppure hai avuto modo già di... No, io sono qui da mercoledì sera. Da mercoledì sera, quindi ti sei preso anche... Il mercoledì ho scoperto dal presidente Silvio Viale che è dedicato al B2B, allo scambio dei diritti. C'è un mondo del Salone che ancora non conosciamo, nonostante lo frequentiamo. Un mondo del Salone perché loro si incontrano, noi invece allestiamo lo stand. Allestiamo lo stand. È questo, perché noi siamo già operativi il mercoledì, ma per allestire per le dirette. Qualcuno arriva addirittura il martedì, qua insomma è un... gran fermento. Possiamo chiederti allora di tirare un attimo le somme di questo Salone. È vero che c'è ancora tutto oggi da vivere, tutto domani, però qual è il tuo primo giudizio? Anche perché tu rappresenti una buona fetta degli operatori che questo Salone vivono, frequentano, attendono per tutto l'anno. Sì, hai detto bene, l'associazione che presiedo oggi rappresenta la realtà dei negozi fisici, di fatto dalle librerie di prossimità alle librerie più strutturate, alle librerie di catena, agli shop online nazionali. E chiaramente quindi questo è un appuntamento per noi fondamentale per poter tastare il polso, come dire, usando un brutto termine, alla realtà di questo mercato. E sinceramente venendo qui, vedendo l'entusiasmo e la partecipazione delle persone, del pubblico che affolla gli stand, l'impressione è chiaramente positiva. Un mercato che sempre più riesce a parlare ai diversi pubblici e questo spazio credo che sia la dimostrazione plastica di quanto in tutti questi anni si è fatto per cercare di riportare, di portare al libro i nostri giovani. Sfatando quello che era un luogo comune, i giovani non leggono, che qualche volta ancora si sente dire, in realtà oggi noi sappiamo che i giovani sono veramente molto dei fan attivi dei libri, l'abbiamo visto, le code che ci sono per firmacopie, ma anche tutto il fermento che c'è in questo padiglione credo che lo stia a testimoniare. Ricordiamo tra l'altro che la Fondazione Salone del Libro dedica poi un evento parimenti importante che è Portici di Carta proprio a quelle che sono le librerie che in quell'evento diventano protagonisti nella splendida cornice dei portici di Torino. C'è una bellissima manifestazione che l'anno scorso ho potuto toccare con mano partecipandovi, è chiaramente un modo anche per rendere in maniera proprio anche figurata l'importanza e la presenza delle librerie del territorio piemontese. Sappiamo che il libraio è un po' come il farmacista o l'amico di fiducia, no? Uno va e dice: cosa mi consigli? Io molti libri li prendo da consigli della mia libraia di fiducia. Quanto i giovani che tu hai citato impongono uno sforzo culturale, di aggiornamento, di capacità comunicativa proprio ai librai che rappresenti? Sì, guarda, è la grande sfida, ne abbiamo discusso proprio alla nostra 81esima assemblea che abbiamo tenuto ieri qui all'interno del Salone. Per noi oggi riuscire a dialogare con i giovani, che sono quelli forse più avvezzi anche all'uso della multicanalità dell'acquisto, diventa fondamentale, quindi lo sforzo che facciamo come associazione è di dare gli strumenti ai nostri operatori per poter intercettare anche i bisogni, le esigenze, utilizzando i linguaggi che sono più affini a loro. Il libraio oggi non si limita a alzare la serranda, voi dovete immaginare che la giornata del libraio continua anche quando la serranda cala, perché ci sono tutti i social da gestire. E quello è veramente un lavoro che anche i libri che è esploso da leggere negli per consigliarli anni. Beh, quello fa parte già del bagaglio precedente, diciamo, ma l'avvento delle nuove tecnologie ha reso necessario anche l'acquisizione di queste competenze, che altrimenti si corre il rischio di essere espulsi dal mercato. A proposito di consigli, ci sono magari bambini che frequentano la scuola materna piuttosto che la primaria che come regalo di compleanno al proprio amichetto o alla propria amichetta regalano un libro, no? Ma quanto è importante la copertina nella scelta del regalo?
Beh, chiaramente noi dobbiamo partire da un presupposto. L'editoria italiana è una delle editorie che nel ramo per bambini e ragazzi ha investito di più, ha fatto più ricerca, ha fatto più innovazione. Quindi abbiamo dei buonissimi prodotti nei quali anche chiaramente la copertina diventa un elemento determinante e fondamentale poi per la scelta dell'acquisto. Questo vale però anche in tutto il resto della produzione editoriale. Dobbiamo esserne consapevoli che c'è stato un grande sforzo da parte della produzione per cercare di avvicinare e rendere il libro più vicino anche alla sensibilità, ai gusti delle persone e dei cambiamenti che ci sono necessariamente stati. Il Salone del Libro si caratterizza per gli editori che di vario genere, dai grandi ai piccoli, che espongono. Si caratterizza poi per le tantissime sale dove andare a incontrare gli editori, gli scrittori, avere anche confronti come di quelli di cui ci hai accennato. Quanto questa cosa ha insegnato e insegna alle librerie una cosa, che la propria libreria non è solo un negozio, è una piazza. E io ho idea di librerie di Torino di enorme successo che nel proprio quartiere sono diventate, aprendo agli incontri con gli scrittori, dei veri e propri riferimenti per la rete sociale di quel quartiere. È un ruolo che va molto oltre il commercio allora, del libro. Ti ringrazio per questa domanda perché mi permette di sottolineare quello che oggi è il ruolo della rete delle librerie nella promozione e la diffusione del libro all'interno, diciamo, del nostro paese. È un'attività sulla quale noi da anni siamo impegnati. Scusa, mi permetto una chiosa su questo, ma non è per la protezione del piccolo. Una cosa che però le grandi catene, ma non voglio metterti in imbarazzo con questa domanda, non riescono a fare rispetto a quel quartiere e a quel territorio. Ma sai, le grandi catene sono aziende che sono strutturate in maniera verticale, quindi è chiaro che ci sono delle scelte che nascono nel centro che è più difficile trasferire, avere un contatto poi con la periferia. Ma ciò che fa la differenza comunque anche nelle catene è la presenza di librai appassionati, formati e preparati e disponibili a dialogare con il territorio. Noi all'interno del nostro gruppo giovani, abbiamo aperto il gruppo giovani proprio l'anno scorso qui a Torino, abbiamo voluto inserire anche dipendenti di libreria perché siamo convinti che il confronto tra datori di lavoro, tra imprenditori e giovani dipendenti può essere un valore aggiunto. E giusto ieri ne ho conosciuta una entusiasta del suo lavoro che so essere come diciamo tutti gli altri librai che tu mi dicevi, cioè come quel librai o quei librai che sono attivi nella promozione, nell'organizzazione degli eventi. Quanto sono disponibili le case editrici nell'investire in questo far girare gli autori tra le piazze che sono le librerie? Perché questo poi è un altro degli elementi da cui dipende la possibilità della proposta di una libreria. Allora, il rischio che noi stiamo correndo, Adela, un punto che ho sottolineato nella mia relazione, è che le librerie siano lasciate sole nell'organizzazione di tutto ciò. E quando dico lasciate sole non penso solo al mondo editoriale, che evidentemente ha un interesse diretto a che il libro sia promosso e che diciamo ci dà comunque un servizio di supporto, ci dà la disponibilità dell'autore, però poi ci sono delle spese vive da sostenere, che sono i viaggi, l'ospitalità, cioè non è una cosa banale organizzare un evento. E in tutto questo noi abbiamo un nostro osservatorio che esce ogni 6 mesi, il prossimo uscirà a giugno. In una delle ultime edizioni avevamo proprio fatto un'analisi dell'attività di organizzazione di eventi da parte delle librerie, chiedendo a loro quanto sono supportate dal sistema editoriale, quanto sono supportate dal territorio, eccetera. Il dato che ne esce è ahimè sconfortante, perché l'81% delle librerie dichiara di dover far fronte con proprie risorse nell'organizzazione di tutto ciò. Noi siamo convinti che questa sia una strada che va percorsa con determinazione, per cui stiamo cercando di lavorare anche con le istituzioni. Ci sono alcune regioni che ad esempio hanno aperto a dei bandi che riconoscono dei contributi per le aziende che organizzano questo tipo di attività. Le stesse iniziative del Salone Off vanno nella direzione, certo, comunque, certo, di portare tra le strade certo, quelli che sono gli autori.
e credo che nella dinamica... E lo stesso Portici di Carta è un esempio concreto, no? di collaborazione tra, ecco, tra libreria e istituzione. Stiamo guardando le immagini che ci stanno arrivando in diretta. Ecco, noi siamo all'interno del padiglione 4, un padiglione assolutamente nuovo, quindi si parla di espansione anche per il Salone del Libro. Direi che la prima cosa che mi ha colpito quest'anno venendo qui è appunto il grande, cioè l'ampliamento degli spazi e il tentativo, secondo me anche riuscito, di comunicare bene i percorsi. Il grosso problema che rimane a chi lo vive nell'arco della settimana è riuscire a percorrere tutti questi percorsi e cercando di essere presente in tutti i posti dove deve essere. Se il Salone del Libro dura 5 giorni bisogna essere dei runner, un motivo ci sarà, perché in un giorno è difficile esaurire. Noi ti ringraziamo, Paolo, di esserci venuto a trovare, di aver inaugurato così questa giornata, dandoci proprio quel punto di riferimento che poi è il Salone del Libro tutti i giorni, cioè la libreria più vicina a casa.